Oh. Ecco qua! La solita cangazzia di attino, dove non c'è una merda! Poi adesso faccio pressione, non mi fa capace! Michele! Chi sei? E che ne dovrei dire? Porto la sticcusa, lo che faccio, dillo che sei a lei! Vado subito! Oh, ma insomma posso mai credere che da un mese a questa parte sti sfrasassature vengono ogni mattina sotto la finestra mia! Alla stessa ora. Ma così spontaneamente. Senza che nessuno ne dice niente. Senza che nessuno ne parla. No, qualcuno a destra che fa venire. Certo, è qualcuno a destra che la rinfresca. Io certamente ne rinfresco. Io ne rinfrescassi in una maniera. Ehi, manco. Ma se non fossero pagati, questi non venissero ogni mattina sotto la mia finestra. Certo. Ma io ho pagato tutto. Voi ridicoli. Sono pagati da voi. E che remo fai avanti faticata, Quelli piccoli sono pagati da te. Da me? Da te che stai facendo tanta cosa per far schiattare ancora per me pure. E l'altro che si mi è sposato. Io non sto più qui. E muove una cosa. E muove un'altra. Io non ce la faccio più. Io me ne voglio vivere. Ma voglio spartere. Nulla voglio avere più. E che trovate Juan? Mannaggia, mamma, vedi cosa sta facendo passare, oi? Ma mo ti accongio, oi? Mo ti accongio! E come è bello, oi? Mi sto facendo sacchetta! Oi, da noi, nati idea, oi! Lavamo, vediamo sta cosa, oi! Lavamo sto sacchetta a mezza! E poi sono divanato risata, cavi! Che fanno? Non sei? Poi una frutta di separata spillicciata. Mamma mia, ma che si fanno là la mattinata? Vieni, quando non sta così, ma ne è meglio che si spazio. Ma che lo carica pure io, non sei? Vieni, non lo manca niente, sono tre persone senza figli. Levole! Sì, però non venite, sì. Michele, prendi questa lettera e porta al proprio indirizzo, oi? Politica c'è la porta stessa, non lì. Tu vuoi guardare porta, chi si addecima, basta che faci d'ambre. Va bene, vado. Michele, vieni a casa. Porto il tuo biglietto al suo indirizzo. Signore, adesso non posso perché devo portare una lettera di vostro marito. E ce la porta roba, la mia è di gran premura. Ma la mia è urgentissima. E la mia è pesantissima. La mia è grandissima. Ma qua, Michele, fallo tu e portalo su e tu. Va bene, mi serva tutte e due, vado subito. Mamma mia. Ma come, signore, come fa una cosa di niente? Avete stato sempre guidato. Quella cosa di niente mi avete pigliato alla cosa. Ma poi finisce tutto. Andate qua che si accongiarranno tutte le cose. Ma stasera, ma facete colazione. E questo che cos'è? Nella cucina ci stanno loro, ci sta la Genovese. Siete sposati la nanna, ma adesso va pure bene. E invece, che facete tutte e due? Facete sempre chiasso. Uè, tu dico te l'hai fatto tu. Tu sei una serva, e fatti tu, va bene, va. Queste sono cose che non ti riguardano. Non mi riguardano, ma no, va. Io, stai parlando, è stato un po' bello. Poi, va appiccicato. Non va appiccicato. Va picchiato ammazzato. Va scummato i sangue. Morite subito tutte le cose. Ma a me, che mi hanno morto. Monovacco! A te! A cucina! Monovacco! Ma tu sei sicuro che sta a camminare? Non devo parlare la padrona! Beh, sapete una cosa? Io mi vado a mangiare! Se non mi faccio secca secca, moro! E poi chi ne si è sposata? No! Questa soddisfazione non ce l'ha già data! Sai che c'è? Mo va a mangiare pure se io vado a fregare se butto tutto cose. Dunque, l'ho messo io lo scarpoletto nel letto. A proposito, mi hai fatto passare che l'ha nuzzata stanotte. E che l'ha mi dì, io l'ha trovato scarpaletta. Io? Voi l'avete messa e poi da parte succede che qua. Attannaggia te. Ma come? Voi mi dite che sto pizzando? E facete ma pizza prima a me.
Ma mio caro, anche io sto appizzando. A me pare che appizza prima il marito. No, sei in errore, appizza prima la moglie. Niente affatto, prima il marito. No, prima la moglie. Oh, prima il marito. Oh, non è questo, non è quello. Il fatto è che tu mi vuoi sempre contrariare. Ah, e tu hai visto che stai venendo a mangiare? E non hai detto, io che sto nulaccia fa mangiare, la debbo torturare, la debbo far soffrire. Non è vero che dite che stai? E va bene, non mangiamo più. Ah. E stiamo girando l'uomo di là, a noi. Già, perché quella è l'educazione che ti ha dato tuo padre. Un baccalaiolo! Uè, non parlavo male padre, ma mio padre non era un baccalaiolo. Ma chi era? Mio padre era commerciante di baccalà. Oh, ma no, e non è la stessa cosa? No, ci stanno scimangando, erano cinghiali. Oh, ma piacere! Pensate piuttosto a vostra madre, che era una portusara e che si pigliava 5 soldi al buco. Uè, da zitto tanta volta, non parlai mamma, papà, che se ce l'ho ci guidava seriamente. Uè, vai non parlare male di nostro padre, ehi. Ma che ti faccio questa cosa? Ma che mi sei Ho capito, questo è un altro scherzo che mi avete fatto. Oh già, non facevo scherzo a isso, te ne vedeva a perdere. Ma voi immaginate se ci stavo con qualcuno che ha detto ma facevo sta figura. Questo. Va bene, ma piace. Felice tu questo fai il ridere. Oh, ma mi piace. Invece lo soffietto è una mutanda. Va bene, ma questa sarà la vostra rovina. Aprite, questa la porto in tribunale. Questa la faccio vedere al presidente. Venite. E fai vedere a bella cosa, tu già la mutanda. Magnate voi che è anche più appodito. Oh, a sapatiglia. Voglio leggere un bello libro. Ho comprato stamattina. Come ammazzare la moglie in 3 mosse. Mamma mia, sto come salata. A me bene una pomeraccola. E che schifo sta, non sape niente. Ma mamma pigliare un po' di vino, va. Ma insomma, sto cosa, sto politico cosa? Ma come non morta a me? Ma mi hai trovato voi tu? Voi mi trovate la prima e la seconda e poi decide che sono io. E non me ne sono accorta, se no inondarevo tutta questa concorrenza. E va bene, oh, mamma mia. Non bisogna leggere. E non leggiamo. E non mangiamo. E non facciamo niente. Un'altra casa non se ne può più. Scusate, fuori ci sta Carmela la guardia porta. Ah. Il biglietto ti è stato portato. Pure. Bravissimo. Bravo. Ma non è ora. Ci può parlare? Ah. Ma non è ora. Perché non è ora? E perché sto facendo con... Sto cercando di fare colazione. E invece voglio sentire che boh. E io no. E io sì. Ma la moglie deve stare sottoposta al marito. No, mi dispiace caro, sei tu che devi stare sotto i miei. Vi sbagliate, quando lo voglio io, come si intende? Proprio qualche gentilezza che l'ho riservato. Ma tanto dita, gentilezza. Michè, falla tra sì. Vabbè, vado subito. Gentilezza. Vabbè, prego, entrate. Buongiorno signor, c'è stata una persona qua per casa con la riaffitta la casa al primo piano. Ah, è l'uomo o è una femmina? Signor, è una femmina. E invisibili, è una femmina. E che c'è fa che è una femmina? Ma date la visita di Simonecita. Emma Carcioffa, ballerina. È una ballerina, eh. E tu che l'hai detto? Cioè ci vita così, con padrone non va affitta a casa femmina senza uomo. E il segretario scusa. Ma ti sta così, che oggi venne un signore a parlare con padrone. Oh, e ci perdo appunto. E perché ci perdo la E perché sta? Perché a casa che io ti ho portato per dote e che mi ha lasciato quella buon'anima di mamma, non voglio che ci venga a abitare una femmina che sta. Ma noi di questo passo la casa non la affitteremo mai. E che me ne porto a me?
resta sfitta, ce la voglio mettere per un mind. Cara Amalia, ti dimentichi che oggi presentatamente il padrone sarebbe io. No, mia cara. La casa è roba mia, la padrona, e questo poi lo vedremo dopo. Sbagli, prima era roba tua, mo è roba mia. No, non ti preoccupare. Non ti preoccupare che questo lo decideremo dopo. Carmè, tu va a te, va. Signor, va venire. Oh, Carmè, già ti dico oggi, proprio non è giornato. Va a te. Va a te, me ne va a gridare il cuore. Che ritto. Che la casa è roba tua. Sicura, ma io perché stai scusando? Oh, già. E perché stai scusando? Che la casa è roba tua o è roba mia, questo lo vedremo dopo, capirai. Una cosa di questa la deve decidere sicuramente il tribunale. E non puoi deciderla certamente tu, che sei un cretino. Sei una bestia. Però mi piace. La casa è roba mia. Insomma, tu sei il padrone. Sicuro. Sei il proprietario. Sicurissimo. Ma padrone è chi? Proprietario è che cosa? Il baccalà, forse. Tu puzzi di baccalà che appesti. Puzzi. Vali, tu puzzo. Ma che ma anche se le strascelle e baccalà sotto i bracci. Ma voi vedete un po', che essa come adesso va e poi le stessa festa essa. Ah, Don Polino, Michele. E che roba facissimo quando mi stava a E un sasso, Michele, da ricordo che ti è, ma Michele, quando era bello, feste, cene, teatro, femmine, Michele. E quando è per il micciuno da voi. E che volevo fare io, ma mo finisce tutto. Ho parlato con mio avvocato, io mi voglio separare. Fate bene. Di che? E io mi spartirò, assolutamente. Posso uscire, che è così qua. E come fa? Speriamo bene. Come dite, da questa parte. Ma papà, e chi è? Chi sta uscendo con un capo, caro? Dite alla signora che c'è sta la sala di raffanello. No, a lui non ci piace la sala di raffanello. Dite alla signora che c'è Zelmo Raganella, abrogato. Avvocato. Biglietto. Va bene, ma mi serve subito, aspettate un momento. Dunque, voi siete avvocato? E sto avvocato, non giovi l'animale. Sono avvocato, civile e penale. Che io, mamma mia, e tu con questa faccia mi ha dato pure a fare l'avvocato. Se capisci, inzio. Otto Pascal. Se salta per la palla d'occolo, ci vuole la faccia. No, faccia buono, che è stato? Ci vuole la faccia. Che la lenza deve essere buona. Eh sì, guardiamo a piscata. È la lingua che deve essere buona. Sì, decide. La signora di Tiderina. Vengo sabato. Uè, perché già veniate? Vengo subito. Ebbè, vi voglio sale pipa. E che mi fa la trippa? Io voglio sapere da te, a te. Uè, senza me. Io voglio sapere da te, chi ti ha dato tutta questa incontinenza? Tutta questa confidenza. Io voglio essere spilato! Perché mi sentite pure appilato, ok? Io voglio essere spiegato a quattro a due! Puntuale Valerba, stiamo per caso! Quando? E dove messo? Tu sei un servitore? No, io sono un resitatore, perché io sono... Tu sei un servitore? E tira vocazione! E che schifo, tira vocazione a buco! E tira educazione! E se no io parlerò! Tu sei scemo, ma io no! Se no io parlerò con pallone di carte, con padrone di casa, e ti faccio mangiare se pizza! No, poca se pizza, sono troppo pesante! E te ne faccio cacciare da se pizza! Io sono Carlo Terzo! Ma io sono Vittorio Emanuele! Io sono caldo di testa! Passo via prova a strada facile, capite? Ma non va che capita
la fanteria, la fantasia, te li abbassano. Oh, e t'ha girotta la pizza, la silota, la tazza, la quarta. Hai detto tutto sti cose, da come vai? E t'ha girotta la prima, la seconda, la terza e la quarta volta. E mo la finisce, mo la finisce. E fate fitti. Avvocato, non cominciamo, mi l'ha già fatta ancora niente. E fate fitti. No signore, non ho fatto niente, sto capolato. E fatti tuoi. Scostumatore. Ma adesso. Ma che ti ha detto il giudice quando va l'avvocato, quando dipende a qualcuno non può fare la causa, va. Stava per... È permesso? Poi, e chi state chi è? Prego! È in casa il signor Cusciamo. E dipende, voi chi siete? L'avvocato Antonio Saponetto. Ah, voi siete quell'avvocata? Sì, sì. E aspettate che mo vado a chiamarlo. Eccolo qua, siete fortunati. Prego, come ah, non felice. Reggerissimo avvocato, con quanta ansia mi aspettavo. Vi posso offrire qualche cosa? Ma niente, grazie. Una cosa piccola. Ma grazie, niente. Numero incaricato. Miche, sì. Mi può bene ripetere, fa portare la bottiglia di rosato con tre paste, ma... Ambres. Vado subito, subito che accontentare. Scusatemi se vi dicevo qua dentro, ma per entrare nel giardino bisogna passare davanti alla stanza di mia moglie. E che se non voglio. Ma non fa niente, grazie. Piuttosto ditemi di che si tratta, perché mi avete fatto chiamare? Cara avvocato, voi mi dovete aiutare. Dite, dite. Voi mi dovete salvare. Dite, dite. Dopo che sono in braccio. Ma se non mi dite. Mi voglio spartire da mia moglie. Ah, una separazione. Ma una cosa veloce, troppo che sono anni 40, 50 lire, non me li botto. Ma 40, 50 lire non bastano. Avvocato, come siete brutti, 60, 70, quello che so. Avvocato di me. Io un anno che sono ammogliato e passo le pere dell'inferno, non sto più una giornata qui. Io chiedo la separazione e ho mille motivi per averla. Benissimo, ditemi quali sono questi motivi. Avvocato, quali sono i motivi? E muovere da fondo. Io comincio la prima mattina, verso il 7, quando ancora sto dormendo saporitamente. Qui, all'improvviso, vengo scetata da un tamburo, due piattine e una gran cassa. Insomma, tre scime che avevano affidato un giardino sotto la finestra mia. Oi. Ma scusate, ma qua che c'entra vostra moglie? A voi forse vi siete distratti. Come che c'entra? Quello lei ripaga per farvi venire. Possibile. Possibilissimo, avvocato. E che se niente? Mi tengo pure la mutanda, poi la faccio prima, avvocato. Ma come non vuoi farmi la mutanda? Oh, ma che avete capito? Della mutanda ne parleremo dopo. Avvocato, verso le 11, la mattina, quando io voglio fare colazione, esse sei e dici che può pranzare. A mezzogiorno sta da cucinare una volta. E questo è niente, niente avvocato mio, io vado pazzo per i fagioli. Avvocato, quello in un anno non me l'ho voluto far male, perché dici che i fagioli sono cibi cattivi, che fanno male. Ha ragione. Avvocato, un poco di ragione ce l'ho, perché come si dice, i fagioli sono buoni, però sono poco scostumati. Ma rinnoranno che cos'è? Una volta non me potevo fare. Avvocato lui. E quando vogliamo uscire? Non ne parliamo proprio. Ma che dire? Se io voglio uscire in carrozza, esso lo sciappe. Se voglio sciappare, esso lo sci in carrozza. Qui, quando sto allegro, esso sta contrastato. Quando esso sta contrastato, io sono lei. Io voglio mangiare un ragù. Essa va alla minestra. Avvocato, insomma questa è una vita che io non posso fare. Chiedo la separazione e ho mille motivi per averla. Avvocato, vediate appunto, scrivete che noi siamo lasso così. Forza, datemi una mano. Ma scusa, ma quello che mi avete detto è niente, proprio niente. Avvocato, pare niente. Ma caro Don Felice, ma questi non sono motivi per avere la separazione. Ma vi pare che lo presidente si può caricare della mutanda e degli fasulli e dei... Avvocato, e non può essere che trovi un presidente che ci piace nei fasulli pure a esse. Ma ha ragione. Don Felice, ma non bastiamo. Ma non avete qualche ragione più positiva? Una ragione più positiva? Ecco qua. Ci ho fatto stare, tu. È un fatto allora. Un fatto. Io voglio dire su un avvocato. Dunque, quando noi ci sposavamo, scrivete, dal principio, esso mi fece capire che la sera, per figlia sonna, ci serveva la stanza oscura. Al contrario mio, che voleva la stanza oscura più di essa. Esso disse, no, io voglio la lampa, perché senza lampa non riesco a dormire.
Caro avvocato mio, tu abitudini proprio diverse. Bravissime, e quell'estate io, ma pur di contentato, già appicciai sta lampa per la famiglia sonna. E sti tu io devo fare io. Terzo giorno, avvocato, vado per me città. E ne ha trovato settato mio zio. Che ci faccio? Andiamo. E tu che fai loro mio? Perché non giù? Perché sta? A stanza è troppo scuro, che l'ombra è troppo miccia, io voglio una lampa. Avvocato mio, io pur di contentarla ci appicciai la seconda lampa. Ma ci stavo pure. Bravo, e se tu mi vedi per fare misa. L'ombra si è divisa, avvocato, una sera vado con me città e non la trovo proprio in due lì. Gira per tutta la casa, io male dove sta, io male dove sta. Avvocato, sapete tu stai la mano? Fuori la loggia! Andiamo! E tu perché stai qua fuori? Te la salita, te lo voglio andare a produrre. Ah, io sto qua perché il tecno tutto è comune dalla casa mia, che la stanza è troppo scura, io voglio una lampa. Una terza lampa! Avvocato mio, che la stanza la vetta mi pareva un solo per festa. Insomma, avvocato, io volevo ogni questione, ci appicciai ancora una lampa. Però sapete che facevo? Verso mezzanotte, quando essa sarà dormita, i fitte fitte, mi scedava e gli avevo studiato tutte le lampe. Bravo, bravo, che bella pensata! No, così non avevo solo essa. Detto questo, è andato bene fino a stanotte, caro avvocato. Stanotte, tutto di un tratto, sono stato svegliato da urla. Mi stavo come una pazza! Insomma, poi mi sono scivolato un po' confuso e sono apparato e ho detto, cara Amalia, e che te voglio dire? Se sarebbe studiato con loro. Mi ha fatto buono, bravo. Ma che bravo, non mi ha creduto proprio, subito mi ha accusata. Sei stato tu, che vuoi far morire a me poverella. Avvocato mio, che strilla, e poi aiutare la serva, che ammarire, i pompieri, guarda porta, una folla che non vi dico, se pensavano che era l'incendio. E che era, avvocato? Una bambina. Insomma, avvocato, ho potuto queste questioni. Lei si è calmato, ho acceso di nuovo le lampe e io si è appigliato su una pizzolita e io nata. Perché comprenderete, avvocato, che con tutti questi contrasti la notte essa dorme una pizzolita e io nata. Capisco, capisco. Dopo, quando le acque si sono calmate, mi stavo pigliando su un avvocato, vado per stendere la gamba. Oh! E mi sento voi cercare un bacio col fondo. Ma no, non volete dire polpaccio. Ma poi col fondo, guardate, ne tengo ancora un volo, guardate. Sì, ho capito, ma questo si dice polpaccio. Io ho detto sempre polpone. E dite male, si dice polpaccio. Forse in legge. E che fa la legge, cambia le parole. Ah, poi come adesso vediamo il tuo fatto lo polpone. Insomma, poi i vado come ci sa, e che era? Una bottiglia d'acqua bollente. E questa mica è una cosa strana. A bottiglia d'acqua bollente. Infatti, infatti. Ma la usano soprattutto in Nord Italia, specie d'inverno. A Milano, a Torino, a Genova. L'ho usata pure io un inverno. A bottiglia d'acqua bollente? Sì, sì, sì. Sapete come si chiama? Scaldaletto. Aspettate. No, no, se n'è andato termine. Il Monaco. Il Monaco. Il Monaco. Ma siete sicuri? Sicurissimo! Già, forse non deciso dire pure io il monaco. Monaco. Insomma, poi mi sono girato verso moglie, ma chi si stava facendo essa? O monaco! Ma poco! Diciamo bottiglia! Ma sarà così brutto sto fatto rumore che vicino a moglie! E allora chiamiamo scaldaletto, ma. Poco, bravo! Chiamiamo scarpolette! Me chi l'aveva posto? Avvocato, voi mi distraete sempre, e se non mi c'ho un tempo. Insomma, avvocato, io ho preso sonne e piano piano ho steso le gambe e sono stato di nuovo risvegliato perché le lenzuola erano appiccicaticci, perché la vedete, mi sono disiscutta io e ci vediamo lo scaffaletti e ha buttato tra la parte subito. E se si è disiscuttato e pigliato la bottiglia e ha buttato tra la parte via. Volta tu, volta io. Avvocato, si è rotta la bottiglia e noi non ce ne siamo accorti! Tutto di un tratto, avevo fatto tutte le zone e vedi che erano appiccicose, bagnaticce, ma di un'acqua giallastra, gialla, era gialla, avvocato,
Mi state impressionando. No, mi fanno proprio schifo. Mi sono impressionato pure? Tanto mi sono chiuso come un zio, che fosse stata una mia mancanza involontaria. Ma che sei? Ma che sei? Involontaria? Ma che lo sto contando, si vuole pure ridere. Avvocato, che è una mancanza stata, è che? Oh, dunque, avvocato, sto patto scarpaletti, io non voglio sentire più. Vediate appunto, oh, mi devo separare. Ma scusate, ditemi un'altra cosa. Essa va portato dote. Avvocato, per dote essa va portato il suo palazzo di casa, io. Bene, bene, non l'avete mica mangiato. Avvocato, per dote ma buttato il suo palazzo di casa. Ho capito, e voi? Non l'avete mica mangiato? O palazzi di casa. Per me non un biscotto di roba, non si mangia di palazzi di casa. Avete capito, che avete capito. Voglio sapere, è intatto com'era? A voglia, è intattissimo. Se proprio vogliamo essere pignoli, o cornicioni sareste di qua. No, mi sono espresso male. Ah. Volevo sapere, è pulito? Pulito? Avvocato, ma voi siete distratto. E ne avete visto quando siete arrivata? La facciata è fatta nuova, non c'ho. Avete visto quanto è bello? Ma no, che facciata? Voglio sapere, ci sono ipoteche. Un palazzo che sta magari non teneva il puteco. Ce ne stanno qua. Ma che puteco, puteco? No, che avete capito? Se ci sono iscrizioni. No, avvocato, e io facevo la facciata nuova. Mettevi il potere e non ci metteva l'iscrizione. Ma poi il potere c'è già stata l'iscrizione. Premiata ditta Vagalender Ruzzi Social Move. Ma che avete capito? Io voglio sapere se è indatto com'era, se ci sono ipoteche, se ci sono debiti, insomma. Ah, boga, è parlato italiano, è pulito, pulitissimo. Mio padre mi ha lasciato ricchissimo. Non ve lo ricordate? Social Move Fallo. Premiata tutta, Badalà e Merluzzi. E che proprio questo palazzo di casa ci stanno sempre un sacco di questioni, avvocato. E questo palazzo di casa mio, e questo palazzo di casa mio. Avvocato, vi dico la verità, ci sono sere, io mi arredino e questo palazzo di casa, non lo riesco. Oh, non lo dite neanche per scherzo. Io. Ma piuttosto, ditemi un'altra cosa. Tutti i contrasti che avete avuto, c'erano dei testimoni presenti? Sicuro, Rossella Camarella mi chiedo se è No. E questi non vanno bene. No. E queste sono persone vostre salariate. Ci serve qualche testimone strano. Prima di tutto. Che? Chi ci dovete mostrare qui? È stato un assetto. Dovete mostrarvi con vostra moglie dolcissimo. E non contraddirla in niente. Quando poi ci sta qualche estraneo, qualche amico o uno qualunque, fate in modo che il contrasto inizi da lei. Che vi dicesse delle parole insolenti. Che vi minacciasse. E se tocca, ma proprio se tocca, che vi desse pure uno schiaffo. Onfali, se noi abbiamo uno schiaffo siamo a cavallo. Lo dovete avere pure voi uno schiaffo. No, è quello che dite, se noi abbiamo uno schiaffo. Ah, vabbè, ma noi altri avvocati parliamo sempre in persona plurale. Diciamo, ma sempre. Sembri che c'è un pacchere. Sembra poco, io vedo sto pacchere, posso chiedere la separazione? Senza dubbio. Ma sempre con un vero testimoniale davanti. Pure uno solo basta. Quando sarà successo questo? Voi me lo farete sapere. Farete sapere il nome, voi i nomi dei testimoni, la loro abitazione. Sì, noi li citeremo e non dubitate che riusciremo nell'intento. Avvocato, ho capito. Tu puoi preoccupare. Obbedite, state tranquilli. Io vi ringrazio, avvocato. Non vi incomodate, conosco la strada. Arrivederci. Non voglio vedere più niente, avvocato. Nient'altro. Dove siete? Con il mio contratto non ci può niente. Mo' testimone dove trovo? Cosa lo faccio? Ma mette fuori un po' a tu. Aspetta che passi qualche amico. Chiamo, sai di cosa? A giù, Walker, e lo faccio. Ma dunque, signor, io arrivo a Lecce. No, ecco che gli ha dato il cilindro. No, dico, arrivederci. Arrivederci, mi raccomando, avvocato, mi raccomando. Signor,
Io mi dai cercare. Oh mamma mia, perché io ti ho cercato? No, dovete cercare di essere 12, 12 e 12. E fanno 36. Docile. Sì. Non mi facete via o stipone, ma l'andresco. Ma non vi fate prendere dallo stimolo della vendetta. No, la vendetta. Facito con pullastro ve na ischia. A ischia? Che cosa fa con pullastro e ischia? Fate che il contrasto ve na issa. Contrasto? Sì, ma raccomando però, signor, sempre una testa di limone a nanza. Se sempre con i testimoni davanti. E voi avete visto, sì, ma vita maniata a chiaia, e sono cornuto. E che mi è morta a me che ha uscito cornuto? Mi avete mandato a chiamare, e sono corrotto. Ah, siete corrotto. Come passa che mi mandate un biglietto? E ci facevi una bella partita. Non ho un biglietto, e io vengo subito. Ecco il biglietto, sì, vi ho mandato il biglietto. Ma non vuole strano coniglio. No, avvocato, mi sono spavotato perché a me i conigli non ci piacciono. Vi vorrei dare un consiglio. Sì. Ma basta, state a tavola, volete? E vi ho mangiato un bello morto. Mamma mia, che schifo, ma ti aspetta a tavola, ma ti ho mangiato un morto. E vi ho mangiato un bello morto. Catacqua e maddalone. Ma c'è il riporto. Carne e maccheroni. E poi ho facito tutta la saggiuta. Ma no, perché i capazzi a chi non già faccio a far la saggiuta. E ne fate tutta salute. La salute. Sì. Arri. Cavalluccio! Arrivederci! Ma perché? Arrivare a così tardi! Arrivederci! Mamma scordavo, mamma scordavo! Che la capa non sta a posto! Oh, povera bestia, perché? Che la capa che non sta a posto! La capa, non me la racconto! Quando non ha fratte! Che ti ha fatto? Quando non ha di fretta! Ah, di fretta! Signore, io volevo sapere, la carne può bollire, la pigliere. No, non preoccupati, oggi faccio un raun. La carta bollata, la piglio io. Oh, sì, allora perché non capisci che sti cose. E il sardo, metà da roba. E beh, questi no, per metto sotto il sardo. E se sardo, metà da roba. Sì, me li do, come? L'uovo. Gallina. L'uovo. L'uovo. Docile! E la palla sa! E che ho fatto? E la calma sa! Arrivederci! Ma non male, capo! Felice, ero poco caraglia, però vi assicuri che è un bravissimo avvocato. E capito? Che è docile. Esatto, muoveremo se non riesco. Un momento aspettate qua, aspetta il scalino, mannaggia la miseria, voi non è passato nessuno quando pagherei un amico. Poi, capito? Io sto staccato. La voglia con genio, la voglia con genio. Fuori che fai? Stupido su sicaria. Una giaca pagatrice. Felipe, e perché hai studiato sigaro? Amore mia, mi devi scusare, io proprio mi sono ricordato che ho fumato fa male. Ma no, ma non importa, fuma, marito mio. Ah, vedi come è bravo, questa è una strega, ma un po' di bravo, ma dici che ho fumato fa male. Ma come, io prima di aver fatto un figlio a mano o sigaro? Signor, poi c'è stato il signor Cavolari a parlare con voi. E chi è? Il nome non me l'ha voluto dire, dice che vado a parlare a casa sul primo piano. E fatelo entrare. Va bene, permettete. E allora lì, io non trovo a parte Inda. No, e perché, cara madre? No. Tu puoi restare liberamente. No,
trattare con indulgenza quando un signore viene a parlare d'affari con mio marito che la moglie fosse presente. Mamma. Parlaci tu con questo signore, vedi che cosa vuole e poi se vuoi mi fai sapere. Capirai che se nel passato ho voluto sapere qualcosa è stato solo per semplice curiosità. Solo curiosità. Non per altro. No. Del resto tu sei il padrone di fare tutto ciò che ti pare. Perché tu sei la perla dei mariti. Tu sei il modello dei mariti. Io dubitare di te. Oh, ma io non ci ho mai pensato. E giammai ci penserò. Capito, maritiello mio, bello, bello, bello. Parlaci tu con questo signore, vedi che cosa vuole, che cosa desidera, e poi, se vuoi, ma solo se credi, me lo farai sapere di che si tratta. Marito mio, caro, caro, caro. Prego, prego. Permesso. Permesso. Uè, secondo me chi si è scappata la coppa a scatolina? Don Felice Sciosciamocca. E servirvi. Favoritemi sempre. Accomodatevi. Grazie. O fratelli Camaleone. Qui, sto candro guardaporto mi fa sempre sto scherzo. Signore, avete sbagliato, non è qua, è all'ultimo piano. Che cosa? La fotografia. E che ci fa la fotografia? Il ritratto, non dovete fare il ritratto. Ma no, signore, niente affatto, io voglio parlare con voi. E voi vi siete messi in pausa. Ah, è quella graziosità che tengo. Io sono tutto grazioso. Voi volete sapere io come mi chiamo? Ma quando vi ho detto che cosa sono venuto a fare? A voi, ma come non importa, come non importa, come non importa. Sentite, se voi a me mi volete è bene, se no a me come non importa, come non importa, come non importa. Stamattina è venuta una persona che voleva tittarsi la vostra casa al primo piano. Sicuro, aspettate, una ballerina. Una certa Emma Carciotto. Per l'appunto. E le è stato detto che il proprietario non voleva fittare la donna. Sicuro, quella mia moglie così buona, capite? Ma per te la capo che è morto di sistema. Me lo sono immaginato. Perché forse ha inteso ballerina e va trova che si crede. Ma voi sapete che ci sono le eccezioni. Oui. Ci sono le buone e le cattive. Emma è un angelo. Oui. Emma, un fiore di virtù. Scusate, ma voi a questa Emma le siete forse padre? Padre? Ma che dici tu, padre? Sono uno che le vuole bene come a una figlia. Un tavacci che fate? No. Anzi, mo vi dico come la conoscete. Dite, dite. Un giorno, mentre camminavo per via Caracciolo... Ah, voi andate a passeggiare? Sì, spesso al giorno. E allora ci dire chi lui è? Che fa? Anzi, quando c'è vento io là vado a passeggiare. Ho fatto tanto bene il vento mio. Secondo me voi la coppa mi stava a fare lo strummo. E perché? Voi siete trasi col cardin e dietro per girare. Immaginate la coppa con chi lo viene! Quella graziosità che tengo io! E ve l'ho detto! Io sono tutto grazioso! A me mi pare di trovare Barbucci! Ti dico la verità, la sua bellezza mi colpì! Guarda, non
al punto che essa andava avanti e io tucca a tre. Che cazzo, guarda tutte insieme vennero forte del bravo. Tuone lambe e nacque tremenda. Che fortuna! La poveretta stava senza ombrella. Allora io colpì l'occasione, mi ci accostai e ne dissi: signorina, riparatevi qui sotto. E lei si spaventò e si scappò. No, no, e perché doveva spaventarsi? Perché doveva fuggire? E voi le fate la voce, signorino, riparatevi. Ma è un tono galante, l'ho fatto per essere galante. E io ve l'ho detto. Sono tutto grazioso. Questa accettò. E io l'accompagnai fino a casa. Scusate, ma voi che state facendo? Questa ombrella capisce lei. Ogni cosa capisce lei, a Santa Scudella. Scusate signore, se a Scudella sono fatte le mie, insomma accompagnassi la casa vostra. A casa mia? Ma che volete scherzare? Ho fatto una cavata che è morto. Non voglio mai uscire. Io sono ammogliato. Perché la siata era mogliere, ma ecco la coppa in faccia. Dunque siete ammogliato. Sì, signore. Sono ammogliato. Essa accettò l'invito. E per strada mi raccontò tutta la sua storia. Vi assicuro che mi fece tanta pena e tanta compassione che da 8 mesi non mi sono fidato di lasciarla. Scusate, ma lei lo sa che mi siete ammogliato? Ma poi c'è la maturità voce. Essa non sapeva niente. Vedete quanto che proprio l'altro giorno mi disse: mio caro, perché non mi sposi? Ma allora non è di Napoli? Sì, è di Napoli. E voi che le rispondiste? Ho risposto, ho trovato subito la scusa. E ditemi, dite. E ho risposto che papà non vuole che io mi ammogli. Papà vostro? Papà mio. Scusate, ma chi è papà vostro? Noè, Abramo, Mosè, che mi faccio. Ho capito! Volete dire che è un po' picciaria, volete? Un po' picciaria? Signore, io contiamo a fare vostro padre che ne arriva 124, 125, 126. Ma voi volete sapere quanti anni tiene mio padre? Ditelo! Mio padre tiene 42 anni! Sicuro, coscia! Signore, venite qua, accomodatevi! Forse state a voi, avreste trovato una scusa! Le avrei detto, cara, non ti posso sposare, perché sto parlando a cacciare le carte quando l'uomo matrimonio che c'è dentro. E non ciò poteva dire che. E tuo parente. Perché sa sapeva che io mi trovo già spartuto. Insomma, scusate se mi intrometto nei fatti vostri, ma mo la ballerina, perché vuole cambiare abitazione da dove abita adesso? Ma è per la lontananza che tiene dal teatro. Essa abita giro. Sopra Posillipo. Ed è stata scritturata sotto tempo. Come può fare poveretta andare e venire 4 volte al giorno? Sali, scende, sali, scende. Sempre presa da pulicolare se non può vivere. La vostra casa era proprio adatta. Era. Mi hanno detto che si pagano 70 lire al mese. Bravo. Io se me la date vi do un'annata anticipata. Sono 840 lire, le ho portate con me. Sangue di baffi, sto pensando a una cosa. Questo può essere un buon testimone, ma sto fatta, va piccico, viene sicuro. Signore, dunque aspettate un attimo, io voglio parlare prima con mia moglie, perché io senza il suo consenso non faccio proprio niente. Un po' se fanno. Giusto, è giusto, si vede che siete un marito proprio affezionato. Marito affezionato? Sicuro. Ricordate questa parola.
E perché non la giuri? Perché voi stregate di coppa una parte casa c'è. Rosella! Rosella! Come andate? Vai a dire a mia moglie che se sta comoda, che se lo fa piacere, venisse un attimo qua perché le devo parlare di una cosa importante. Va bene. Permettete? Prego, signorina. Con dolcezza, mi raccomando. Va benissimo, con dolcezza. Speriamo che sia capace. Che mi voglio dire? Io ci sto mettendo tutta la buona volontà. E speriamo che pure stregge che sì. E mo, per il mio, una parola io, per il mio amore. Ecco qua la signora. Eccomi qua, marito mio. Cara madre. Rispettabilissima signora. Signora? Carissima moglie, sì. Il signore qua è venuto perché vuole fittare la casa al primo piano. Ah, l'avete fatto l'affitto? L'avete fatto? No, no cara madre, e tu lo sai, io senza il tuo consenso non faccio proprio niente. Oh, il mio consenso? Ma che serve il mio consenso? Sei tu il padrone di casa. No, no cara madre, la padrona di casa sei tu e solo tu ne puoi disporre. Ma che dici? Il padrone sei tu e tutto quello che fai tu è tutto fatto bene. Ma no, mia cara moglie, la padrona sei tu. Ma no, sei tu! No, sei tu! No, sei tu! Ma insomma, sta casa ci aveva l'imbarazzo, o no? Sei tu, ci lavora d'angelo! No, ci ci lavora, tu, Nuciara! Ah, sì, perché sì, non ci lavora di racchio! Ehi, mango! Sentite, ma voi non mi avrete per senza niente? Io vi do 840 lire, ne andate anticipato. Ah, ma non è per questo. Signore, mia moglie non sa la casa per chi serve. Ah, l'ho detto per lui. No, il signore è ammogliato. Ah. Come non vuol dire niente. Il signore abita con la moglie. La casa serve per quella ballerina, quella certa è magarciotto. Oh, e che fa? Ma non fa niente, anzi, mi fa tanto piacere. Come? Tu vuoi fittare la ballerina? Voglio! Io non voglio niente. Se tu lo desideri e sei contento, la tua volontà è anche la mia. Brava! Vera moglie obbediente! Moglie obbediente? Signore, ricordate questa parola! E perché non l'hai già ricordato? Don Dolì, mo dipende solo da voi. Signore, scusate, signore. Aspettate un attimo, ma ci stiamo parlando. Scusate mia cara moglie, cara, stamattina tu eri tanto avversa nel fittare la casa alla ballerina, e mo si è fatta capace e me la volta. Ma quando mai? Hai visto che non te l'ha voluto fittare? Io? Moglie cara, ma stamattina quando ce l'hanno lì, ti ha donato poco, faceva correre la cavalleria. Ma tu sei pazza! Pazzo! Signore, ha ricordato che mi ha chiamato pazza. Lì avrà ragione, perché se uno pazzo come me, se la poteva sposare una stravagante come essa. Stravagante? Signore, ricordatela. Ah, vuoi descrivere? Stravagante. Signore, lo scrivete. Che ti scritta? Ci guarda, stravagante. Insomma, signore, io un anno che sono ammogliato, ha già perso la pace, avete che la donna? Non è una donna, è una tigre! Tigre? Signore, ricordatelo, che mi ha chiamato tigre, scrivete. Ecco, c'è una quintale di carte per scrivere. Vattene, che la mia famiglia li ha nobilizzata e tu non eri degno di sposarla. Oggi, mia famiglia era nobile, pensate piuttosto alla vostra. Signore, la mamma faceva la portusara, se prendeva 5 soldi all'un mese. E a me che me ne prendi? Ma da gente tanta volta non nomina a mamma, da casa non ci cuidava veramente. La mia famiglia li ha nobilizzato, te l'ho già detto. Oggi, ti ha già sposato senza capirla, vattene Zandraglia! Signore,
risultato che mi ha chiamato Zandraglia, scrivete. Ma Zandraglia con capello senza capello. Ma con capello, scrivete. Ah, cavolo il culo. Questo, batte, questo è, signore, un baccalaiolo. Oh, oh, signore, ha ricordato che mi ha chiamato baccalaiolo. Martina Zandraglia! Zandraglia! Baccalaiolo! Una ciascuna che vada è galante, una ciascuna. Ah, una ciascuna. Martina! Sì, sì, ma scrivete la nota, ma che vada la nota Zandraglia, scrivete, scrivete! Dove vado Zandraglia? E stavolta pure... Facci, facci! Basta, basta! Ma che tu mi prendere più? Che ti mi faccio aspettare più a sto cuore? Signore, mi ha chiamato porco! Scrivi, dolci, porco è importante, porco! Signore, dolci! Mi ha chiamato porco? Signore, come vi chiamate? È caso di buona, non mi faccio di cuore! Meglio che mi cagnono, come mi chiama? Francesco Stoppa. Francesco Stoppa. E dove abitate? Dove abite? Vico Mattina, numero 17. Dico ma fa signore, signore, scusata, come vi chiamata? Come vi chiamo? Nicola Copierti. Che sorcito, sapete voi come vi chiamate? Nicola Copierti. E dove abitate? Strada Santa Teresa numero 80. Non da poco, punto interrogativo, voi sapete, è Santa Teresa numero 80, ecco, bravo, mo' buona vita sulla mente. Va bene signore, potete andare. Gli advenna, sì. Zandraglia? Sì, Zandraglia e mezzo! Ah! Oh! Cennari, ma l'hai visto? Ha visto che mi ha fatto mia moglie? Ha visto un macchino? Ha già visto! Aspettate, chi lo fa? Non siete fatte male! Mi è intronato tutta la faccia, hai visto? Bravo, mi ha potessi fare con me e dice che la moglie mi ha mandato su vacca così forte. No, me già mangiato. Beh, a me mamma mi ha fatto un ballo zuppone di cipolla. Cennari, non ti incarica, due cipolle, io un bacalà, sai che facciamo mangiare con un po' di cura. Ciao. Sì, che cazzo, tutta vita. E signorina Roselli? Ditemi. Ah, a parola, non pensavo che era questo. Una domanda, ma fosse venuta per cana una certa Emma? Emma? No, non è venuta nessuna signorina Emma. Ma perché doveva venire? Ma oggi non è certa giornata buona. Facete una cosa, tornate dopo. Sì. È meglio così, perché l'ha già dato una brutta notizia. Povero. Ma dite vedere perché notizia? Lo sento. Ma è una notizia riservata. E dicite. Devi sapere. Devo sapere. No, cara, non fa conoscere. Devi sapere che essa voleva essere affittata a casa al primo piano di sto palazzo, di proprietà dei tuoi padroni. Sono venuto qua io prima a parlare con loro. Mamma mia, il marito e la moglie sui fa. Che già fa? Io ho fatto tutto il possibile per avere la casa, ma non ci sono riuscito. E mo lo sapevo, ma come che sa che si fa afferrà? Ma io ci pensavo. Mamma mia, che mi fa venire un mal di capo? Non scrivo un biglietto. Vieni, non voglio attenarmi. Sì, facciamo questo. Venite qui. Accomodatevi qua, di tratta voi. No, ma ho fatto tutto cosa.
mia cara Emma. Tu sei la pena di questo cuore. Ho fatto tutto il possibile, virgola, per avere la casa, punto. Ma, virgola, non ci sono riuscito, punto. Spero di essere da te, virgola, compatito, punto. Stasera ci rivedremo. Ama sempre, tuo vegeto vivo e sempre. Et in secula seculorum, amè. Gaetanuzzo. Gaetanuzzo. Mannaggia, quando non ci stavo. Ehi, che sta? Che dovrei fare? Ah, invece combattito ci fate combattare. Cioè non va niente, che le so buona, fanno andare l'altro. Basta! Ma sai che faccio? Che faccio? Ti dico a voce. E che diavolo mi ha da mangiare? Tu mi fai un piacere di dirle se viene e io ce l'ho messa tutta e non è stata colpa mia perché sono venuto pure con le denaro là. Ma non ci cacciate niente. Va bene, di tempo, perché siete proprio un tipo simpatico. Brava, brava. Ti meriti proprio un regalo. Ma no, no. Ma piglia, piglia. Con permesso. Prego, prego. Il pretendente è proprio curioso. A che l'età pretende ancora i famosi. Ma Marino come ti mi hai visto solo una lira, Manu. Mamma mia, solo una lira, Manu. È permesso? Ma ci sta qualcuno? Ma sta gente che fa? Esce, lascia la casa da sola e pure la porta aperta. Ma io volevo avere se tu vicino che ci guarda due persone nella signora male. Ma me ne vaga, che domanda non più tanto. Oh, mamma mia, non ce la faccio più. Cinque piani. Signor, scusate, ma siete voi a guardiana lo sto palazzo? E che avete mirato sto palazzo con lo carcere? Il signore sono via, fate ma voi chi siete? Fatemi assaggiolare un po' qua, da passargli il cangoppo, mi è venuto l'affannamento. È la terza volta che faccio la rariata. Io non posso rariare troppo. Anzi, meno rareglio e meglio è. Signor, ma che volete a me? Un momento, vi ho già detto che sono un po' affagnoso. E lasciatemi, diciatore. Ma non vedete che sono un po' giatturella. Giatturella? Che stiamo fare una balena? Vuoi d'aiuto? No, no, è lieccia. Perché sta qui a me in misura, mo? Si è assettata la creatura. Maronna, come mi fanno male gli estremisti. Mamma mia, mamma mia. Sì, perché io sono venuta già in anteprima. Ho parlato col sorvegliante. Come avete parlato? Col sorvegliante, col vigilante, col secondo. Insomma, una ci ha parlato a basso palazzo qua. Dindo purco. Dindo purco, non volete dire. E perché io ti ho detto? E la buona, ti devi dire. E mi ha che voi a guardiana. Lo caccio. Che stava c'è qui, al quinto piano. Dunque, io se saluto che vado a mandare una cosa importante a sale. Dite. Quando si fa la perdenza di un oggetto valioso, a chi si bisogna si fare domanda? A chi si bisogna? Se chi si bisogna? A chi si bisogna? Signor, che se vai da Ludisc? Ma perché signor avete perduto qualche cosa? Mo lo dico anche a voi. Dunque.
ieri sera mio marittimo Gaetanino mi portò a fare una passata, una passeggiata in una via longa, longa, non c'è più sta via. Alla finiscitura della via, proprio qui, sotto il palazzo, dentro il portone. Si chiama tu portona. Ma che chi ha detto questo portone? Ma buon anno da mare. Tu c'è qua la disgrazia. Che volete che vi dica? Signora, i mobili te dice non posso uscita, se no non dà la retta. No, io ve lo dico subito. Quando si fa la perdente di un giorno? Quando si fa una perdente di un oggetto valutato? Quando si fa la perdente di un oggetto valutato? Che stavate dicendo? Stavate imboscata per la vostra mente. Allora, infoscata dalla mia mente, mi dovette scappare dalla mia orecchia di me medesimo. Oi, chi? Mamma mia, mamma mia! Oh, madonna mia! Io non me ne accorgio! Quando lui me lasciò, che disgrazia, che disgrazia! Quasi da paura! E allora io volevo sapere a voi se avete fatto la sua ritrovanza. Sì, signor! Io ho trovato il mio vicino! Però, ha visto la ricetta come fatto? Troppo giusto, troppo giusto! Allora ve lo riscrivo. Dunque, Eva, c'era sora vostra. La sora mia? Ma io non ho sorella. Ah, no. Mammina facette solamente a me. Meno male. Chi era? Ma non c'era, chi era? E io che sto facendo la sottoscrizione del ricchino. Dunque. Eva, un bel ciampo di corpo, e nel mezzo del cerchietto c'era... Uvi che Eva ci stava? Geva, ci stava una bella preta di Dio della Manica. Io forse volevo la ricetta di Amanda. Scusate, ma in pulito si dice è Dio della Manica. Già. Voi non potete saperlo, siete poco restituita. Signor, forse volevo che sono istruita. No, istruita no, restituita. Va buona tamaretta. Aspettate. Signor, venita, è emozione. Sì, è proprio adesso, sì. Ecco qua, è movile. Chi viene, signor? Muove, lo fate Don Giulio. Don Giulio? Don Giulio, data, Don Cesare, quel che di Giulio. Signor, scusate, ma siete Don Giulio? Perché voi volete dare Don Cesare? Don Cesare, data, Don Giulio, quel che di Cesare, di Cesare, quelli insieme se lo spartivano tra di loro. Ecco, io non me lo ricordo. Insomma, erano personaggi che stavano vicino a Roma. Gente di antiquariato. Signore, li conosco proprio. Va bene. Adesso vi spetta la mangianza. L'abbiate con un cefala, signora. Una bella mangiatoia. Come abbiate con un cavallo. Voi. Signora, questa... non si sta nessuno tenendo. Queste sono due ligure. Le brite e poi le brite più. Grazie. Sì. Grazie. Madonna, che si sembra una faccettata che è grammatica. Signor, io non me ne ci lasciate a guardione da sola. Permettete. Potete andare. Chi siete? Chi l'ha fatto trasuda? Ma veramente la porta era già raputa e io sono trasuda. Ha già capito, ma chi siete? Come lo chiamate? A chi cercate? Ma io sono con la signora Papoccia. Lui si trema, la moglie di Don Gaetano Papoccia. Che lo coso con lui sei pure. Ma stamattina con una parola occupata non via. Ma io non mi chiamo No. Io mi chiamo Dorotamente sbagliata secondo me. Ma voi te li dà la capa di indostrat. E poi, ma vi da dice che te ne fa fare mio marittimo in questa casa? Questo signore Gaetano
voluto far la padrona mia per fissare l'appartamento al primo piano di questo palazzo. Ma devo riuscire che non mi chiamato Emma. Allora vorrà dire che anche il signore Gaetani mi ha fatto servizio, questa Emma. Ma come mi permettete? Voi non sapete di dare tutta questa conferenza? Ah, voi non sapete con chi state parlando? Parlerò con i vostri padroni di casa e vi farò licenziare con due piedi in una scarpa. Ma sì, sapete che mi stai facendo tu capravini? Ma chi va? Ma chi faccia? Sapete che va? Ma c'è proprio il cuore male tu questa cornifica. Cucata! Mamma mia, guardate uscire. Ma avete visto? Ma avete guardato un po'? Ma avete visto come siete frutti? Ma pare della bella in baccalà! Cucata, mamma mia, cucata! A me vale il baccalà! Schistimata, schistimata! Dite la giovane un sangallo sta parola! Hai ragione che io non tengo tempo! Perché c'è Anguccia mio marittimo Gaetanino! Lo voglio mangiare a muro! Ma non fornisce qua, no. Perché io torno, no. Ci vedriamo, perché tu, Madonna mia, ci vado a fare una bucciata con Moriero. Vicino! La dava tu! Voglio sapere, ma è venuta? Sì, sì, mamma se n'è andata. Ma chi? Ella era moglie di Dorotea, io dicevo la signorina Emma. Ah! No, non è venuta nessuna signorina Emma. Ah, non è venuta ancora? No, non è venuta. E io mo sa che faccio? Che faccio? Mi siedo. Sento. E l'aspetto qua. Ma perché qua deve venire. Ma scusa, che era messo copiato con un caffè? Permettete. Ecco qua la signorina. Bella, mia bella, mia cara Emmuccia. Il guardiano del teatro mi ha riferito che mi aspettavi in questo posto. E che beh, sta sorpresa. Finalmente vi siete fatto vedere. Ebbene la casa? Oh, però ma vabbè. Appena mi ha visto mi ha salutato. Emmuccia mia, non è stato possibile di poterla avere. Io ho conosciuto il proprietario. Ero pazzo. La moglie è più pazza. Quando ci sono venuto a parlare, si sono litigati, si sono guidati e se non me ne fui a vedere, si buscavo tutto. Non ti preoccupare, tesoro mio. Vedrai, ne troveremo un'altra. Va bene, non ne parliamo più, va! Guarda, il tuo Gaetanicchio ti ha portato i cannolicchi che a te piacciono tanto, tanto, tanto. Mangiatillo tu! Non ne voglio! Mannaggia la mamma, mannaggia la mamma! Voi state qua? Sapete del suo parente? Da Vico Mappina 17. Solo che invece la casa vostra ci stavo al cimitero. E stavo pure chiuso. Sentite, io sto qua ancora. Ho fatto la casa, ma allora me la volete fittare o non me la volete fittare? Che mi dai? Ma la casa, me la volete fittare? Dunque volete la casa? Sì. Va bene, io la casa ve la affitto. Ve la affitto, anzi, invece di 70 lire al mese me ne date 50. E come va? Va che voi lo saprete. Ma detto non capite. Niente. È che ne è vacante. Sì.
Ma no, è biancheria pulita. Dunque, io la casa ve la do, ma voi dovete venire mo proprio con me a parte. Dal mio avvocato, un attimo. Quando dite che siete stato presente alla pizzica che ho avuto con mia moglie e che mi ha chiamato Quark e Baccalaiuola. Ma voi siete pazzi, amico mio, non voglio mai oggi io. E che mi metto a fare o testimoni? Pronto, non può essere, non si può fare. E perché non vuoi essere, scusami? Non può essere, perché facendo testimone, sa pure la cosa, ma mi vecchia moglie, e volete fare pazza nuova. Dunque non volete venire assolutamente? No, signore. Va bene. Facciamo così. La casa ve la do per 40 lire al mese. Ma senza fare testimone. No, facendo testimone. E non la voglio manca si marate per senza niente. Dunque non volete venire? No. Va bene, non volete venire assolutamente. No, arrivederci. Voi perché arrivederci, vedi qua, brutto scimpanzì, brutto vecchio vizioso. Allora, e chi va a sta compito? Ah, non vuoi venire, e poi ti acconcisci. E che fa? Che faccio? I tanti giri, e tanto rostro fino a quando trova la casa di vostra moglie. Arrivata là, le voglio dire tutto. Tutte le schifezze che avete combinando per la città, io vi devo rovinare. Signore, io vi devo subissare! Per carità, non mi rovinate, non mi subissate, ma voi venite un po' che carogne. Allora che facite, prete sì o no? Vai, venga! Angela! Qui! Sta arrivando Mugella, ma non ci faccio neanche a fare, chiamo! Casa. E prima è arrivata una signora che attendeva dal lucchiave, schissimata, buonata signora, che alluccava con marito, ma chi è? Signore che se voleva riaffittare la casa un primo piano. Era che lo signore è tan felice. E allora, qua sicuramente qualche imbroglio c'è sta tutta. Il lucuce Ardone marito, ma sta facendo tutta la sceneggiata per salvare la faccia della ballerina, ma poca meno. Mo che a me lo faccio vedere, non poco io lo faccio vedere, sto disgraziato. Vedi qua, vedi, stanno venendo. Ma vattene a parte indietro, va. Sì, me la vado, se lo permettete. Ah, ma sì che sto per cavallo. Finalmente è andato tutto bene, vedi? Ma che fortuna, avevamo trovato la compagna proprio capace, e nel momento l'avevamo fatta. Mo non ho nulla più. Che posso dire? Uè, Felipe! Lascia dire dire! E che è tutta sta felicità? E facete venire pure un po' a me! Signora mia, niente, e cos'è? Niente, non fatto capitata prima, ma è una sciocchezza da passare. Cara, io vado a rinfrescarmi, me la fate vedere su schiata da volte, ma torno subito, torno subito. Ma te rinfrescate, la roba da rinfreschiglia, non te preoccupare. Signore, dove andate voi? Venite qua, carissimo signore, io sono venuta a Vico Santa Teresa numero 80, ma ci ha già trovato una candizia, Ah, Gardina, avete sbagliato il numero. No. 180 io voglio. No, voi siete un bugiardo, peggio di mio marito. Non abitate là. Va bene, lasciamo stare, facciamo pochi chiacchiere. Adesso dovete venire con me dall'avvocato perché mi dovete fare da testimone. Assolutamente se no, signora mia, mi dispiace, non posso dire. Ma se voi venite con me dall'avvocato, io la casa me la do per 20 lire al mese. Voi hai visto passare, di camera a Bologna, cosa è solda a me? Venite, non mi facete arrabbiare perché nonostante sia donna io non risponderò più delle mie azioni. Mamma mia, e che cos'è? E non capite mai niente. Ma io sento una luce. Che sta? Ma vostro marito! Andiamo a vedere cosa è successo! Si sarà fatto male! Si sarà ferito! Sarà morto! Caro signore! Marito morto? Ma chi l'ha uccisa chi? E poi, non è certa fortuna la mia. Il cane della bottiglia, un padre adesso, e poi un padre non ha già levato un po'.
Milan a fare il giovinotto con le ballerine, con quelle quattro su con quelle quattro con le croccaffè sciantane. Ma come vedi c'è sempre una giustizia divina. Ma io sapevo che aveva sbagliate, voi vi ingannate, caro amore, perché ero di vostro in questo momento, gente che io la casa a questo individuo non voglio più finire. E per forza perché oramai sei stato scoperto. No, vattene, e faccio la disciplina la carciofa della ballerina, tu, a casa non dai. E se perché non da voglierà mai chi a casa, non voglio più stare a casa a femmine senza buona. Signore, è tutto annullato, io ritiro le mie offerte. Ma voi siete pazzo, ma come? No, venite con me. Venite con me. Ma no, lasciate, ma sta, siamo uccelli. Levatemi da mezzo! Ma io ho detto che non voglio entrare, i segnali non ricevono! Gente che non ha potuto affittare a casa! Popolo! Signore! Passate la voce! Scusate, ma voi chi siete? Signore, chi siete? Che volete? Io sono la moglie scornacchia! La moglie era tradita! Ma forse siete la moglie di Francesco Stoppa! Ma qua Stoppa! E allora siete la moglie di Nicola Cupiercchio! Ma chi usava questo Cupiercchio? Sarà lui Cupiercchio! Perché voi non avete visto? Mio marittimo si chiama Gaetanino Papoccia! Gaetanino Papoccia! Voglio fare la divisione, mi voglio separare! Spartenza! E voi mi farete da testimoni! Sì, noi lo faremo a voi e voi lo farete a me! Mi hanno detto che è venuto da poco qua insieme al padrone di casa. Dove sta? Me lo voglio mangiare a muzzo. Cameriere, toglietevi davanti, che devo afferrare quel mastrillo che sta dietro di voi. E che posso fare i servizi, E levata! Non puoi mai me. Allora beh, amoruccia mia, te posso spiegare tutto il mondo? Che? Vieni pure a curarci e parlare! Dorotea è matta! No! Cato voi! No! Stare in mare a me! Caro Giovanni, muoverti c'è poca. Se riflettevi e se bene contavi tutti sti guai e non si va a passare. Mo piagne e ti disperi e hai voglia da lucca. Che non ci stavo vivo che tu te li hai trovato. Ti aggiunge, via della cara cara. La montasca sull'altare, sotto braccio insieme a te. Molti vivo afflitto e stanco su coraggio, ehi giù, se nell'ore è uscito bianco e mo tutti stavo via. Te la sposa è più
morte te pare vedere. Conosco in giro? Già, su, su, su. E allora te malato. Giù, 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 giù. Ah, bravo, bravo. Qui, Don Gaeta, mi raccomando. Me la ricordo che Guglielmo mi chiama i work e baccalaio. Tengate paga, baggiate facile. Oh, Don Gaeta, Don Gaeta, e non voglio così, e condannatemi. Se voi mi fate un bel testimone, io vi faccio avere una bella sorpresa. Vedrete che vi ho preparato. Sicuramente vi piace. Una cosettina piccola. E voi mi dite che cos'è? Non si può dire. Voi facetemi un bel testimone, da poi non mi tengo. Ho preparato per voi una sorpresina che sicuramente vi farà piacere. Ma voi mi dite che cos'è? E non lo so, non si può dire. Chi sta in mezzo pazzo? E avvocato, c'è tempo passato? È un affare di pochi altri minuti. A proposito, avvocato, vi devo domandare una cosa. A me? Ecco, mi dite, dite. Scusate, ma uscite fuori? No, signore, qua. Ah, logo mocca. Che? Logo mocca. Ma chi mocca qua? Dico, non uscite fuori. Ma no, signore, stiamo qua. Ah, mocca logo. Come? Logo mocca, mocca qua. Ma chi mocca qua, mocca, logo mocca, qua mocca, mocca a te, mocca a me, mocca a figlia di vorrei. Ma come devi parlare di chi? Va bene, va bene. Se quando è scucciante. Dunque, avvocato, vediamo di appoggiare, di aggiustare questo fatto mio con mia moglie. Perché? Di che si tratta? Dunque, avvocato, vi stavo pregando. Oh, ma insomma, che educazione è qui? Ma avrete sentito il fatto mio, ma avrete rovinato. Stavo passeggiando di qua, avvocato. Stavate passeggiando. Dunque, io quello mi stavo parlando di un affare serio. E fate, fate. Dunque, dicevamo. Dunque, avvocato, vi stavo pregando, vedete da aggiustare questo affare mio con mia moglie. Quella sono 15 giorni che mi ha lasciato e se n'è andata a casa dei parenti. Se può dividere assolutamente da me, ma può fare causa di separazione, ma voi ho capito. No? E perché vuol fare causa? Perché? Ma per una lettera che l'ha capito in mano che io avevo scritta a una giovane. Eppure che stai da? Voi mettete a fare lettere in figliolo. Che volete? Sono errori di prima gioventù. Di prima gioventù! All'anima la prima gioventù. Avvocà, forse voi non sapete, papà, non può che essere si sposa. Ma perché te non lo fate? Sicuro, sicuro. Ma perché? Meravigliate che te ne ha fatto. Ma vuoi marire questa cosa? Ma voi non sapete che te ne ha fatto. Ma sicuro, c'è qui, non ti lo conosco pure io. Lo conosci? Sicuro, sicurissimo. Hai capito? Come lo conosci? Lo conosci perché un contraio non è che lo pose. Già, quello là va a passeggiare. Sicuro, sicuro. Dove stava? Dentro o fuori? No, quella domenica stava fuori, non stava dentro. Stava fuori? Non stava dentro. Dentro o fuori? Stava dentro, stava dentro. Sì, sì, quello è tanto appassionato di puttura. Mi piacciono tanti i putti. E si sapesse, un tempo che passa vicino ai putti. È una roba, non è mia mamma. No. Quella domenica non stava vicino ai putti, stava a piangere. Già. Lì dalla scatola di cristallo. Stava così. Ecco, è una moglie. Don Gaeta, ma è uno scherzo. Oh, non faceva la mummia in scatola di cristallo, è uno scherzo. Ma che sto scherzo che non mi piace? Ma chi farà tutta questa confidenza? Ma come mi permette? Ah, dunque, non lo piate collera. Dunque, dicevamo. Dunque, avvocato, vi stavo pregando. Vedete da aggiustare questo affare mio con mia moglie. Vi giuro, io ho giurato, vi giuro, che non lo farò più. Vi
io vi manderò a casa dei parenti suoi. A poco, ma hai visto che bella capa che viene Don Gagnano? Pura la moda! Ma parano colpo sotto in coppa! E si vede che manca d'educazione. E perché io sto parlando di affari seri con l'avvocato e voi mi interrompete e mi stuzzicate da dietro. Io vi stuzzico da dietro. E mi state stuzzicando da dietro, sì. E si capisce. Io anche per dare pazienza. E poi mi va. Perciò sarò al vostro posto. E facetemi fatto voi. Ma Don Gaetano è stato un perde. Dunque, che stavamo dicendo? Ma che volete dire? Lo fa perdere un figlio, Gino. Allora, io vi manderò a casa dei parenti suoi. Voi ci parlerete e le dite che io sono pentito. Sono amaramente pentito e che non lo faccio più mai, più mai, più mai. Oh, che è successo? Fece pure qualche altra cosa, vostra musica. Ma volete parlare? Voglio rompere l'ora. Dunque, se non la fornisci me la va, che è felice no. E così la testimonianza sta parlando. No, è perché uscire fino a un certo punto, ma può fare. È perché mi sta rompendo proprio come si dice l'over in tuo panale. Voi volete rompere l'over in tuo panale lì? Ti voglio rompere l'over in tuo panale vostro. E se capisce perché ho scherzo fino a un certo punto, ma può basta po'. E perciò state al vostro posto, vi ho detto. E facete voi cazzo voi! Ah, trovi da titolo in dopo! Dunque, dicevamo. Dunque, avvocato, quella poi sfocò abbastandamente perché la sera mi fece un mazziatore numero uno. Ma attento! Ma attento, mi struppiai, tengo sta spalla che non la posso muovere ancora. Questa è bella! Oh, ma mi raccomando, avvocato, non dice che non è nessuno. Avvocato, che sta? La moglie era mattina! Avvocato, non avevo preso! Ma esco, ho dico a tutti quanti, uè, Don Gaetano, a buscare la moglie! Hai da vista che le hanno mostrato, che le mostra per tutta la E non vi preoccupate, vedrò io di accomodare tutto. No, vedete voi. A bruciare qui. E se ci riuscite per ringraziare anticipatamente. Venite. Entrate. Grazie. Oh, è muccia. Un amore di un Gaetano. Ma innamorata mia, che ci fai a bocca? Quanto è bello, quanto è bello! Oggi è il mio turno, mi raccomando, non uscite. Oh, ma state zitto e quando siete scocciati? Che sta? Avvocato, vedete che lo va? Quella è la bionda, la bella bionda, tale giovane alla quale io avevo scritto la lettera che mia moglie trovò. Ah, questa qua? Questa qua, sì. Non pare, non pare. Molto simpatica, Se voglio aggiungere io, voglio... Carissima signorina, ma chi lo doveva dire che dovevamo vederci qui in tribunale? E che ci volete fare, avvocato? Pazienza! Ecco cosa significa fidarsi troppo degli uomini! Degli uomini, certo, ma voi ora vi siete fidati ad un mandrillo! Ma che dai, ce l'avevo con voi! Uno come sente mandrillo, subito capisce che fare pesa. E quando uno sente scassambrello, subito capisce che siete voi. E mia avvocato, eccomi lo vedo. Ma scusate, io non capisco come una donna possa innamorarsi
e non chiuoro come a voi, è rozzoluto pure. Sì, è incantando pure la mano. Quel bell'uomo mi disse che voleva sposarmi e io a questa lusinga non guardai né l'uomo, né l'amante, né il mandrillo, ma il marito! Oui. Il marito? Ma guardate, il marito di un'altra signora! Ma voi siete un imbecille! Ah, a me imbecille! Sì, a voi! Qui siamo corda di nuovo! Signori, e vi ho pregato, presidente, sta cagnando la camicia. E chi sei ora che sta cagnando sta camicia? E va bene, questa parola me la pagherete. Me la pagherò, come vi pagano tutte le vostre parole. Ma voi siete una donna e non mi conviene mettermi con voi. Mandatemi una vostra persona e ce la vedremo. E va bene, vi manderò mio fratello. Benissimo. Va bene, mandateci pure la sola vostra. Sì. E a poco, e per cortesia, pure voi invece cosa la causa mia. Guardate a chi sto guardando. Fate la carità a un povero cieco, a c'è perso la vista in lui. Chi posso fatica? Ma voi siete un maieno. No, voi mi pare di lo pozzente che va a cercare una mamma. Che pozzente è pozzente? Ti sto guardando a che io. Faccio solo io che la quando se me ne son fuma, che se finei fa? E che fa, che fa? Spruzzo! E che era una mongola. Strazza, l'autocappiello. Cinderì, finalmente si è arrivato. Sempre dalla destra. Oh, no, aspetta, uscire, no, quella è persona mia. Cinderì, assentala, la sistema dopo, stoi. Ma scusate, questo qua non può stare. Ma scusate, quello è il testimone a carico. No, no, a discarico. E dunque va lasciato di scaricare. Se ne va lasciato cane a scaricare, qua non può stare. Ok, detto che persona mia, e qua deve stare. Scusate, ma chi è sta combinata che la non è? E che c'entremo? Che c'entremo? O testimone lo facevo lì, ca, cravatta bianca e copra. Uno te lo che te ne sapete, c'è una di nuovo, non si è perché avvicina a me. Non lo ci ha lasciato lo stare. Bravo, va sì, bravo. Ma voi che mi siete messo in capo, ne? Che sono la zarone che puzza di cipolla a pesta, già sta stata vicino a me. Madonna, da Lazzaro, questa parolaccia in bocca a voi, un galantuomo, uno tutto grazioso, e per questa parola, sapresti voi quello che sapevo visto, eh? Ehi, che sapeva, fiera, ariosa, istruita, istruita. Istruita. Don Gaeta, chi lo sapeva fatto lo schiaffo? Tu, il mistero è la riccia, sapeva. Poi, Gennari, mi raccomando, tu hai dici lo giudici, lo schiaffo, fui talmente forte che mi andremo a andare tutta. Ma questo è scusa, non ti devi dimenticare, lo schiaffo con forte. Ulisse, ma non c'è una cucina, una scarpina, una colonnetta, ne? E allora da la capozza di sopra. Signore, e vi ho pregato, presidente, sta cagliando la famiglia! Ma che la posso di sopra! Ne voglio una droga, che ha questo? Uè, ma ti dico un passore, ma mi sta prendendo proprio in giro a me, alla mia persona, uscire! E vi ho detto che persona lì, che è sto fatto che puzza di sopra? Mo cagliamo testimone perché puzza di cipolla. Ma quello puzza di cipolla! Ma il ragazzo con quello ha potuto fare colazione e con quello ha fatto colazione. Mo cagliamo perché puzza di cipolla, noi. E dopo qualcuno ci prende un concetto. E poi non guarda, ma che resto fatto? Puzza di cipolla o non puzza di cipolla? E voi siete graziosi, ne volete sempre la puzza. Qui c'era questa da parte nella santa. Mo cagliamo testimone perché puzza di cipolla. Signor Gennarino, puzzate. Tu eri! In piedi, entra la corte! Ma prima c'è Sosa! Ma Sosa da sette d'occhi ho finito! Ma trova mogliere, ma si è pigliato! L'udienza è aperta! L'udienza è aperta! Assettate! Cancelliere! Avanti! Michele Pascone! Pascone Michele! Pascone Michele! Pascone Michele! Signor Presidente, Michele Pascone manca. Ehi, e che manca? E sono qua io. Ecco, mi ho chiamato tre volte e non rispondo. Mammi, e qua se mi avete chiamato? No, no.
Poi scusate, voi avete detto Pasquale e Michele. Ma io mi chiamo Michele Pasquale. Grazie, d'animale. Michele Pasquale, Pasquale. È la stessa cosa. Ma porta il quattro. Aspetta, the best. Aspetta, devo tu per tutto. Dappertutto. Scusa. Basta! Basta! Non parlo più. Taccia lì. Avanti! Pare che ha morto il dramma. Rosella Paparella! Presente! Emma Carciof! Emma Carciof! Presente! Quando è bella, quando è bella, quando è bella! Non siete decadere da 30 minuti! Ma manco di... Basta! Basta! Gennarino Fasolillo! Gennarino Fasolillo! Gennarino Fasolillo! Gennarino Fasolillo! Signor Presidente, manca Fasolillo! Che manca? Che manca? Se potete decidere che manca! E dove sta? Sta qua! Si è addormentato un po'! È scettato! Che ron! Di presente, di presente! Ma che compagni, ma qua compagno e compagno e compagno, ma chi te sa, ma chi te conosce? Basta, basta, basta. Maronna, tutto sta fermato, tutto sta fermato. E ha ragione, io lo dovrò ammettere. Da parte da volta, prossima fermata a Marina di Chiaia. Dorotea Papocchia! Non è venuta ancora! Sta cucinando certe patatate! E saluta Tambilla! Amen! Gaetano Papocchia! Oh compagni, mannaggia! Gaetano Papocchia! Ma chi sarà tutta questa cucinata? Gaetano Papocchia! Gaetano, è la uova come stanno chiamando! Presente, sono qua io. Presente, sono qua io e non rispondi. Ma che siete su? No signore. E perché non rispondi? Ho risposto adesso. Dopo tre volte che ho chiamato. Sì signore. Vabbè, già che lo sapete, è assettato. Grazie tanto. Niente. Ehi, e fa pulito la mano. Lo fa vecchio, fa che non lo fa. Ma camere, l'opere, l'opere. Cancelliere, vada avanti. Per tuo rubinetto. Signor Presidente. Signor Presidente, pare che manchi soltanto la papocchia. Va bene, possiamo incominciare pure senza la papocchia. Ma poi fa, ma mo fa bene o non fa male a cominciare senza la papocchia. Già lui, papo. Appena venata, parerami. Ma fai sapere, si vuole, ma fatto un mazzo. Ah, si è fatta bene. Va bene, eccellenza. Ah, e che te ne copri il palone? Ma quale palone? Ma quale ci le due scime? Che la moglie ne prega. Se la parte di sta maniera devi scavare. Perfetto, mi difendi. Capite la cosa? Pochi silenzi, pochi silenzi da quella banda, da quella banda! Seduto! Se vuoi dire una parola, Angeli! Avanti! Fatta la volta, avanti c'è posto! Autorizziamo la signora Male Sosciambocca, nata Maruzzella, a provare i seguenti fatti! Scusate la Maruzzella! E che significa? Si chiede un cognome! Ma tu non lo cognome ad essere bello! A voi la parlisse, sapete come si chiama? Papoccia. È bello uno cognome, te ne mi ha bocca, papoccia.
Caccia lì. Ah, grazie per aver mano da voce reale, ma che il signor Felice lo sciambocca suo marito e risparmiare soldi la faceva morire di fretta perché non voleva che nel letto avesse una bottiglia d'acqua calda usata da volti come scalda lei e che questa fu trovata senza che nessuno dei due l'avesse posto. Secondo, il signor Felice lo sciambocca suo marito voleva farla morire di crepacuore e a volte anche del castello di fagioli. Oh, non mio vero! Silenzio! Cancellino, continua. Per causa del carattere del marito nacquero mille dispiacenti. Sempre occasionato al signor Sosciambocca, il quale, pensando solamente ad affari economici, voleva finanche affittare una casa fatta fabbricare dalla madre della signora Mari. Alla nota ballerina, signorina Emma, tramite il signor Gaetano Pavoggia. Il signor Felice Sosciambocca, non contento, in passato aveva tentato perfino di togliere il sonno e per ottenere questo pagava dei saltimbanchi i quali ogni mattina con grassa e tabù facevano tanto rumore che la signora Mari era costretta a levarsi e non poteva più dormire. Non è vero, è vero, è vero. Agliene, è l'avvocato di quel signore. Sono io. E mi faccio meraviglia di voi, signor avvocato, che non gli dite niente. Ma ce l'ho detto io. E che educazione è questa? Ve l'ho detto per la prima, ve l'ho detto per la seconda. E per la terza, signore, il gabinetto di servizio rimane. E ma adesso lo faccio sgombrare là. E la causa ce la facciamo subito. Avete capito? Non dice una parola. Oh, mamma mia. Si è fatta la volontà del cibo. Cancellino. Quarto e ultimo, il signor Sosciambocca tormentava sempre la signora Mari, ora per una cosa, ora per un'altra, e specialmente nell'ora della colazione e del pranzo. Non si trovava una cosa che si potevano mangiare uguale. Eccellenza, eccellenza, eccellenza. È una femmina, la femmina. 7-1-8, era distretto. Signore, eccellenza, qui capita, capite. Ora c'è stata una femmina, dice che si chiama Dorotea Papocchia. Ma non la neva, ma non la neva, ma non la neva, ma la neva, ma non la neva, ma non la neva, ma favorite, favorite, venite. Che botta giù. Non sbaccio in capaccia a buccia. Mi siete mise che rinvetta, mo che scendimmo a bascia trombare la capa a te. Io non l'ho detto. È tutto fromre, è tuo frisso scassaga. Emma Cacciocco, venite avanti. Quanto è bello, che belli passi, che belli passi. Ma meno meglio, speriamo bene, Alfredo, non fa un modo. Voi siete Cacciocco? Sono io, signor presidente. Siete la ballerina? Sicura. Bravo, bravo! A me lo piacerà assai il ballerino. Io lo sapete, vengo sempre a teatro. Dove state voi? Con la poltrona in prima fila. Non l'avete visto mai a me mai. Mi dispiace, ma non ci ho fatto mai caso. Ma come? Sembra un binocolo lungo lungo. Mi fisso tutta la sera. Ma allora non è possibile che avremo tutto il testimone. Vabbè, allora giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Che sapete voi del signor Sosciambocca e di sua moglie? Niente, so soltanto che sono i proprietari di una casa a Vico Ballito. E questa casa voi ve la volete affittare? Sì, perché era vicino al teatro dove sono stata scritturata. Ah. E già! E se la rivolta al suo casalino! Non è vero! Non è vero! E voi l'avete affittato? No, perché i proprietari tramite Don Gaetano non vogliono affittarla. Presidente, non è vero, io lo volevo affittare. No, non è vero.
sapete niente se il signor Sciosciamocca si contrastava con la moglie? Ma di questo non so proprio niente, signor Presidente. Ma come? Non sapete tutte le questioni, tutte le liti, tutte le chiacchiere che succedevano a casa tra Felice Sciosciamocca e sua moglie? No, so soltanto che per causa di questi litigi non mi hanno voluto affittare più la casa. Signora Mago, ma che l'avete fatto venire a fare? Ma che perdiamo tempo? Va bene, allora che non sapete niente, vi potete sedere. Grazie. E ricordatevi di bussarmi la sigla. Senz'altro lo farò. Rosella Paparella. Presente. Venite avanti. Eccomo qua. Così, ricordate con loro due, la gente fa sta festa nuova. Va bene. Eccomi qua. Vai. Voi siete la serva di Don Felice? Sì, signore. Bravo, a me mi piace assai il cabaret. Caso mai vi ricordate Don Felice, fate che lo sapete. Certo. Perché tenga 7 figlie femmine. Oh, mamma, era nata cameriera. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Lo giuro. Che sapete se i vostri padroni si contrastavano mai? Ma sempre, ogni minuto secondo. Bene, pezzo di collattatore a più veloce. Ma che cazzo. E se devo fare con te i piaceri, come lo fai? E sapete niente dell'affare dello scaldaletto? No, lo scaldaletto non sa niente. Ma chi sarà a causa di un operaio? O mascolo o a femmina? Cioè, o marito o a moglie? Non lo sa, signore, se è un marito a moglie. Non sa chi ha cominciato. Io lo trovavo sempre quando si stavano appiccicati. Non sai chi ha cominciato. Va bene, potete sedervi che poi sarete richiamata. Va bene. E ricordatevi, se ve ne andate un pomeriggio, fatemelo sapere. Ma certamente. Ma come? Deve ci può contrastare proprio lì da essa. Ma mi faccio che da paura, non vedo. Esci, ti terrà con di chiamata per te. Ma è te la papoglia! No, signore. E allora venite qua. Volete che venga là? Volete che io venga là? No, signore. E venite qua. Eccomi. Guardate, vuol che bacca l'aiuto. Occhio! Presente. Qua dovete venire. Sono qua. Qua. Guardate, vuol che bacca l'aiuto. Vuol che bacca l'aiuto. Oh, ecco. Chi si sta suonando? Chi si muore qui a me? Dunque, giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. La mano sinistra, giuro. La mano sinistra, mi piace di giuro. E che ne facci? Qua dovete giurare, qua! Lo giuro. Ma poco a marire, lo giuro. Ma giurate bene, giurate qua, bene. Qua dovete giurare. Lo giuro. Oh, sta parlando. Voi volete affittare la casa del signore Sciosciamocca? Ah, voglio scegliere moglie di mamma. Ma questa casa non serviva per voi? Serviva per la ballerina Emma Carciofo. E fatta fritta. Non ho capito. È alloccato che non capisco niente. Ma c'è sta moglie, ma non vorrei far sentire. Ah! Madonna, chi sta facendo? E che
me ne importa a me di vostro uomo? Lo debbono sentire tutti qua. Ripeto, la casa non serviva per voi, serviva per la ballerina Emma Manciò. E questa è la fine. Sì, signore. Ah! E scende meglio me! Scende meglio me! Scendete! Ma voi! Sono qua io. Ma voi siete sotto il giuramento! Ma voi avete detto sedete! Ma no signore, la signora poteva sedersi! Lei no, venite qua! Ecco. E quando andasse per pittarlo, il signore Ciosciabucca si stava contrastando con la moglie. Sì, signore. Ma muove noi. Ma viene. Chi viene? Buon. Baccalaiolo, baccalaiolo. La moglie porta il torcio e il baccalaiolo. Ah, mi ero a un punto, portavo un baccalaiolo, ma che state dicendo? A me, a me chiamo. A lui. Ma voi che state insaponando, cago? Ma se fosse meglio lo porto, sto porco, cago. Ma non ci chiamano a me. Ecco qua, si dissero delle parole improprie, tanto lei a lui, che lui a lei, alleluia tutte e tue. Amen, amen, amen. Grazie signor Ministro. Ma che Ministro? Presidente. Grazie signor Ministro Presidente. Ma lei Presidente. Signor Ministro Cavaliere Presidente. Assoluta! Sono caia, questi saluta per mamma vita ragazzi, complimenti. Dorotea Papocchia! Vicente! Avanti! Pulite capendo là! E che sta peggio lo marito? Qua dovete venire! Iccomi! Signore, vai dovete rispondere sempre appresso a me. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Giuro di dire la verità, tutta la verità, tutt'altro che la verità. Che sapete del signor Ciosciabocca e di sua moglie? Che sapete di voi di questo signor Ciosciabocca e sua moglie? E invece mi sono un po' favore. Solo il giuramento dovete rispedire appresso a me, il resto dovete rispondere. Dunque lo dico io. E non posso pure io. No signore, lo dico io perché sono il presidente. Allora siete risicurusi. No signore, signore, dovete rispondere. Che sapete del signore Ciosciabocca e di sua moglie Amalia? Niente. Proprio so niente. E signor Presidente, ma io non li conosco. Ma come parla, Chris? Ma come parla? Ma come, non li conoscete proprio? Niente, proprio so niente. Ma allora non sapete niente? Niente, proprio so niente, Marcellino. E allora che ci siete venuti a fare? È perché voi mi avete fatto la chiamata. E poi sono venuto pure per dirvi che mio marittimo mi tradisce con la cacciata. Perché mio marittimo ho scippato in orizzontale e in verticale, come un foglio a quadretti! Silenzio! 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 Lo dico io! E diciamolo tutti qua! No signor, lo dico io perché sono la corte! Ma io sono più corta di voi! Ma signor Presidente, noi siamo tutti qua per essere giustiziati. E va a finire come un boio. Signore, venite con me, andiamo in cena. Che ne è?
chi mi tocca? Chi mi piglia? Chi mi tasta? Chi mi spadastiamo? Giù! Giù le manette! Giù le manette! Non mi tocca! E che ne parliamo a fare? Come stringi? Fa le melanzane! Pensa! Niente languina si vuole prendere il paesaggio! Il raggiunto! Il mastrillo! Il screzionare! Ci vado al mio posto! Con le mie gambe! Ma in solitudine! Adesso la parola all'avvocato Anselmo Raganella. Grastole! Grazie! Ascita droga! Usciere la toga! Silenzio! Fate parlare all'avvocato! Subito! Avvocato, prego! Ah! Beve il paparo! Ma sta per parlare! Ma deve parlare sempre! Signora capitano! Signora Sagalo Gazzunetti! No, ma questo da calare che scuola! La signora canta la canzonetta! E facciamo canzoni! No, sono tante! Che facciamo le canzoni? Stiamo con padre e mamma! Stiamo con il tribunale! È vero, che sono mezzo bagaglio, mezzo tartaglio, ma qua si approfitta e si fa confusione! Ma ci siamo un furbone! E fatemi un favore! Lasciatelo parlare! Abbatevi! Dunque, signor presepio vivente! Signor presidente, signori Ciucci, signori Ciucci e signori della Cotena. Signori della Corte. Qui non si tratta, non si tratta di fare la caucia, di fare la caucia con un mucillo prima la tata! E che buon problema ancora! Per un omicidio premeditato omicidio. O per un con assai non ho altro assai non ho altro assassinio. No! Carimano! No! Ma sorda sarà! Ma solo si tratta di una povera mula sventrata! Di una povera moglie sventurata che viene innanzi a voi, signor puzzolente. Ma se c'è di voi,
capito, è tutto lei. Signor Presidente, per dimostrarvi con fritte e tartufa, per dimostrarvi con i fatti le torture che le dà la... Continuatamente suo marito. Che la carotta a pupatella! Che lo vuoi dire che la mette la pupatella? Quello che ha detto la paparella ci dimostra tutta la sua coppola, tutta la sua colpa, e a parrocchie San Gaetano. E il papocchia, signor Gaetano, o me niente! Uomo impotente! Uomo imponente! Ma devo darci la mano, mamma mia, che va bene! È uomo incapace di mentire. Poco fa! Cicci! Cicci ci ha detto che a Guarandova va affittato con casa, che quando andò per affittarsi la casa vide il signor Sciosso. Vide il signor Sciosso Sciamocca che si buccava all'estate, cava una mocca! Ma no!
che il signore è fedente. Perché il signor Felice e sua moglie si buccavano ogni minuto secondo. E quando ci succede? Se contrastavano ogni minuto. Mamma mia! Signor Presidente! Sì, signor Presidente, voi che rappresentate la Cistunia e si prona voi a Giustino! A me lo parlo lì! Ne potrete le parole! Voi che rappresentate la giustizia! E se premia voi la giustizia, ditemi francamente, chi è voi non delle corde? Mio marito! Io! Sì! Io! Chi è le corde? E ha ragione, chi sa abitava qui? Bravo! Bravo! Ma tu trai! Chi di voi non te ne cora è stata la moglie e assai più debole del marito? Chi di voi non ha nel cuore la voglia di fare giustizia? Signor Peretaro! Giudicate voi, signor Provolo! Amri! Sta picchiando! E va là, capo! Ma cogliamo! Amri, sta picchiando! E chi lo vince, Drucello? Ma no, è papà! Questo riso è cucente! Si scende la cucina, si scende! Questo viso è innocente! Giudicate voi! Giudicate voi, signor puzzolente! Se in questo vizio, se in questo viso, vi può essere un mannaggia! Ci devo lottare! Ma malvagità! Essa non è colpevole! No, è colpevole! Non è colpevole! Mio marito, paglievo 3 anni, pane, cevez e casicavallo! Papo, il mio cliente è prima su un cavallo e sta levato la mocca e moglieva 3 anni, pane, cevez e casicavallo! E la poca sedete pure voi, mi avete capito che era la lingua mossa! È il marito che voleva paglia per 100 cavalli. Signor Presidente, voi non dovete fare altro che dall'arrangiata. Che danno ragione. Quindi io conchiudo, signore della Cotena. La signora è venuta a vendere in uccello. È venuta perché è innocente. Mandiamo la spasa. Perciò voi che rappresentate la Cistunia, la giustizia, non mi dite niente. No. Si li darà la pera. Si li darà una pena. O che le mamme, o che le sovrane. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro.
Tu sei il cameriere del Felice Sciabocca? Sì, signore. Che sei tu dei due padroni? Che so, sono tante cose, signore. Dici, dici. Che si appiccicavano sempre per il carattere della signora Vale. E perché sto rosa? E appiccicosa? E per niente la attaccavano in niente. Ah, sì, sì, sì. Bravo, bravo, bravo Michele! Sì, sì. Un po' ci mi taglio! Ma sacci pure che si appiccicavano per colpo era un blitz! Che si è attaccato al lavoro! E sotto! E che non faceva mai niente ma signore! E poi, cosa più importante! Non ci ha mai voluto una. E questo lo dà tutto il mondo. Ma non ci avevamo tutti scurno. La vostra città e tutti stai con paio pulito. Io do per la verità. Sì, sono per la verità. Bravo. Ma siete per sapere, ma quella notte nel letto ho scarpalette, chi su a te? O la lì o la moglie? A moglie! Quando vengo lo carceriamo, ma vedete quando andare a casa, non niente sospesa, signor Presidente, 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 signor E l'ho fatto per il brutto carattere che avete voi. E perché si è fatto ogni cosa, ma fa squadra, sì. Ma non penso, tutto si brui, l'ha già fatto io. Ha fatto tutto Perché prima che arrivasse un vita a casa, io ero un padrone, io facevo tutto quello che volevi, ma la nanna a questa parte a che siete arrivati qui, io non ho già potuto dare più manco più a voi. E allora ci avete dato ogni cosa, ogni mezzo, come fa squadra. Mi capisco! Tutto per il bando, non un po' come facevo perdere il tutto che avevo in mente. Cara madre, perdona, non levano poca nanna. Perciò io d'ora in avanti farò tutto con te, ti comprerò tutto quello che vuoi. Grazie. E questo la tua pure a me, prego. Attento, voglio vincerti. E perdonalo pure a Is, ma non ho di che niente scelto. No, se guardi pure tutti scelti. Ma se chi l'ha fatta perché devo troppo bene, quelli, chia. È fortunato. E vabbè, ma Simo dici tu? O fortuna? Grazie. E voi? Voi? E mi da fatto quasi pure voi? Donna, Emma non è successo mai niente. Non è successo proprio niente. Signorina Emma vi verrò a trovare. Al teatro con la mia moglie. Io vi aspetterò a tutte e due. Ma che bello, che bello. Uè, mi dispiace solo che non ci sto presidente. Si stava qua, sicuramente ci deve una bella sentenza di assoluzione. Come spero di averla anch'io da questo rispettato. Thank you.
passato lì. Non mi scosso una banda e ferma una signora che non fa da. Quanta felicità sarà sto sole, sta città, sarà sto mare, questa casa, sarà io stato, questa io, sarà sto mare, questa città. Non ci capite niente. Allora io passo il microfono alla regista, a Franca, perché com'è? No, no, io parli tu, perché tu conosci tutti questi ragazzi. No, allora facciamo l'idea. Ci conosci anche tu? Allora, Roberto, Nunzia, Carmine, Enza, Irma Papoccia, Franca, Gerardo, Michele, Francesco. Voglio aggiungere una sola battuta: i sacrifici sono tanti, ce l'abbiamo messa tutta, e vogliamo segnalarvi la prima di questa commedia che noi portiamo, quindi già come prima. Abbiamo, con tutto rispetto per il clero presente, abbiamo più volte bestemmiato il giorno che abbiamo deciso, però i vostri applausi ci ripagano e strapagano di tutto. Grazie. Carmine, Antonio, Angelo, Maria Assunta, Vincenzo. Ovviamente Francesco gioca in casa, quindi si è portato anche la cacca. Grazie, grazie. Spero che sia stato il vostro gradimento, quindi questo non posso dire. Francesco ci ha lasciato per un periodo. Noi lo abbiamo corteggiato tanto fino a quando ci siamo riusciti. E come vedete i risultati sono stati ottimi. Grazie Francesco. Grazie a voi. Ovviamente questo lavoro di questa sera si incastona anche nella rassegna teatrale che contemporaneamente ai ragazzi di Sant'Arsenio noi stiamo facendo a Polla, quindi continueremo ancora con altri due o tre incontri la domenica, però è importante anche il 24 di gennaio, perché replicheremo un recital, un musical sul Don Peppino di Ana. C'è stata richiesta la replica e certamente sarà un qualcosa di molto importante. Ci saranno anche i vescovi Donato e Padre Antonio, e quindi sarà anche la giornata conclusiva della rassegna, quindi passate voce. Il 17 ripetiamo questo, il 24 sono i ragazzi di Aversa, non siamo noi, è il musical. No, io stavo dicendo quello di Don Peppino, era normale. Va bene, allora grazie per la presenza. Ah, ecco, sì. Grazie per avermi.
Antonio, scusami, vieni a dare un saluto tuo come sindaco del paese, perché il nostro è dovuto andare, però è stato presente, ci viene a dare un saluto anche per... Sei di poche parole, quindi non prolungheremo. Buonasera a tutti, scusate, vedo che forse devo risparmiare questo saluto, che ormai è tardi e poi è troppo abituale. Io voglio rinnovare i ringraziamenti ai ragazzi che hanno organizzato questi spettacoli. Che sono tanti, li riconoscete della casacca bianca. Voglio anche ringraziare questi bravissimi che questa sera ci hanno divertito veramente con spirito e con professionalità. Quindi io vi do appuntamento per la prossima volta, perché vedremo i nostri ragazzi all'opera. Buonasera a tutti. Anche per la compagnia Tempo e Memoria c'è un piccolo attestato di partecipazione da parte dell'associazione. Attestato di partecipazione alla compagnia teatrale Tempo e Memoria, per la disponibilità, l'impegno e per la passione con la quale ha collaborato alla realizzazione della quarta edizione del Festival Teatrale Sant'Arsenise. Sant'Arsenio, 28 dicembre 2015. Grazie. Noi vi ringraziamo per averci invitati e ci rivedremo sicuramente nel prossimo anno. Grazie.